Allora, questa è la domanda strozza, la cera vedi, lacca. con la cera lacca, perché io non so cosa ci sia scritto, no, ti garantisco. L'hai formulata tu, dai. No, aspetta. L'ho scritta come uno stalker. Ti devo spiegare le regole. Ok. Se decidi di aprire questa busta e vuoi leggere la domanda, sappi che dopo sarai obbligata a rispondere. Se invece tu questo coraggio non ce l'hai, né la curiosità, l'intervista finisce qui e la busta rimane a me. A te la scelta. Dai, la leggo. Allora, leggiamo, leggo io e poi te la passo. Forse ho fatto un errore. Leggi ad alta voce. Leggi. Ti sei lamentata del gossip su di te, ma non pensi che senza il gossip saresti finita nel dimenticatoio? Però posso risponderti onestamente. Certo, devi. Ma io sono al di fuori dal gossip da 4 anni, 5 anni, eppure sto avendo un momento di successo personale, di successo sul lavoro. Per quanto riguarda invece prima, quando ho iniziato a fare striscio gli anni successivi, sicuramente ha influito. Però penso sempre ci sono state un sacco di persone che sono state al centro del gossip, che le strade siano andate diversamente per tutti. Quindi in parte ha funzionato, oggi però no, non funziona questo su di me. Però un pochino lo devi ringraziare. Certo, ma certo, non rinnego assolutamente niente, anche se ci ho sofferto delle volte, questo non lo posso negare. Certo che sì. Elisabetta, grazie e torna in Italia, mi raccomando. Dai, va bene, grazie.